Tempo condizionato dal forte vento, forse anche dalla posta in palio alta per entrambe le squadre, poi un secondo tempo in cui la Paganese è entrata bene in campo, molte occasioni da gol, però purtroppo la palla non è entrata. Allora, partiamo dal presupposto, io non cerco alibi, e ancora una volta avevamo delle assenze che non le voglio commentare, quindi tutti avete visto a un certo punto anche Macri, che mi sono inventato un 3-4-3 per attaccarli sugli esterni dove loro erano poco propositivi, togliendo punti di riferimento centrali dove i due centrali erano fortissimi di testa. Abbiamo creato un'altra volta 4-5 palle gol in una situazione non largamente rimaneggiata, ma proprio strutturalmente a livello numerico. Poi vorrei non rispondere, io non devo rispondere a nessuno perché sono capuano dopo 25 anni di calcio. Stamattina qualche testata giornalistica ha fatto il paragone Inter e Paganese, Benitez infortunati. Allora stabiliamo un concetto. Gli infortunati che avevamo, accoppiandoli anche agli squalificati, erano infortuni precedenti. Se poi dobbiamo andare con la schiettezza che mi contraddistingue, allora diciamo che questa squadra non aveva nessuna base atletica. Questo non perché chi ha fatto la preparazione atletica non sia stato bravo, per l'amor di Dio, per situazioni contingenti, quale molti non hanno fatto ritiro, molti sono arrivati all'inizio, quindi questa è una squadra, ancora oggi che stiamo lavorando con allenamenti ad alta intensità, una squadra non a pieno della condizione atletica, e questa squadra va allenata col contagocce, perché come li andiamo a stimolare rischiamo di spaccarli. Bene, chiarito questo discorso, andiamo avanti. Avevamo una formazione larghissimamente rimaneggiata, ai ragazzi posso fare soltanto un plauso, addirittura siamo rimasti in 10 con Siciliano in campo quarto. Abbiamo sbagliato, non penso che possiamo continuare a sbagliare gol a 3 metri dalla porta. Se continuiamo così, io non vado nemmeno ad aggrapparmi alle assenze che avevamo, che erano innumerevoli per qualità e per quantità. Io oggi della prestazione della Paganese sono largamente soddisfatto, non per il risultato, per l'impegno profuso. Giocavamo contro una squadra, badate bene, che fuori squadra aveva perso una sola volta, aveva vinto a Verona 2-0, aveva pareggiato ovunque. Significa che giocavamo contro una squadra che faceva partita sull'avversario, e anche lì siamo stati bravi perché abbiamo concesso una palla col vento a favore quando Martinelli ha accorciato il ritardo. Purtroppo ancora io non voglio andare sugli errori arbitrali, siccome siete una televisione seria fate vedere il placcaggio con le mani che non c'è stato dato rigore, poi viene ammonito per la seconda volta su un fallo veniale in grosso e viene messo fuori, però noi state tranquilli, siamo duri a morire. Oggi ho visto un'altra volta una grande Paganese, come ho visto una grandissima Paganese a Cremona, per intensità, partita condizionata dal vento, condizionata da tutto, di più non potevamo fare. Solo un plauso a questi ragazzi.